Eccoci qua, Alessandro Jaume, autore del libro Data Scientist. Buongiorno. Da quale pensiero sei partito? Ma da un pensiero che diciamo, è diventato cavallo di battaglia di questa professione da quando l'ha pronunciato Davenport, il data scientist, la professione più sexy del XXI secolo. Da qui sono partito per descrivere quale fosse diciamo, il contenuto di questa professione e quale potenzialmente fossero diciamo, i fruitori delle sue capacità. Quali sono gli skill qualificanti? Ma allora, il data scientist ha un background molto articolato e diciamo ci sono tre principali skill che emergono. Uno skill che è legato alla conoscenza delle aree di business nelle quali poi lavorerà, uno skill invece più solido che è quello derivante da studi molto profondi di matematica e statistica e infine uno skill più creativo e legato alla capacità di programmazione. In quali aziende può inserirsi? Ma le aziende che hanno bisogno del data scientist, diciamo, sono di molteplici caratteristiche. Le possiamo classificare in funzione della loro attitudine a essere aziende data-driven. La prima azienda che, diciamo, si sta cominciando a muovere i primi passi nell'ambito dell'analisi dei dati e che quindi ancora fa riferimento a quella che potremmo chiamare data analysis e che ha bisogno, diciamo, di skill maggiormente afferenti al business. Una seconda parte è quella che già, diciamo, vede aziende che entrano in contatto con i big data, per i quali diventa rilevante anche una buona capacità statistica e di programmazione. Una terza famiglia di aziende che invece fa del dato il proprio business e quindi ha grande necessità di capacità di programmazione e anche, diciamo, di una visione completa di quelle che sono le modalità di fare statistica e infine l'ultima che è veramente l'azienda data driven per la quale diciamo sono necessari tutti questi tre skill contemporaneamente presenti al massimo livello. E adesso una riflessione per chiudere. Allora, il libro si chiude citando diciamo cinque proverbi zen che in qualche modo abbiamo adattato alla figura del data scientist. Ve ne racconterò uno solo, gli altri li dovete scoprire voi naturalmente. Ed è il maestro apre la porta, ma poi sei tu che devi entrare. Buona lettura. Grazie Alessandro.